Il problema è che secondo noi non hanno un'idea chiara ancora della programmazione che fare. Ora qui ci sarà da fare la proposta di legge, ci sarà ora un riordino delle funzioni provinciali, che già quella è preoccupante, perché per noi andrebbe regionalizzato tutto, fa qualcosa di unitario. È chiaro, nel senso che allora, ci vuole una poi, 25 anni fa la mia organizzazione presentò una proposta per la costituzione dell'azienda regionale delle foreste. Va bene? Per una serie innumerevole di motivi, per l'economia di scala, per rendere il bosco più produttivo, perché da tutte le parti si agisca in maniera omogenea, eccetera, risparmi, eccetera. Questa non ha trovato, per così dire, spazi politici per la sua realizzazione. I problemi rispetto alle comunità montane con le unioni dei comuni sono ulteriormente peggiorati tantissimo. Basti pensare che a presiederlo è un sindaco che appena fa in tempo a capire di quello che di lui si potrebbe parlare, va via perché dura in carica un anno. Per cui immaginiamo. E arrivò un momento, quando ancora c'era assessore Salvatore, dove sembrava che la costituzione di terre di Toscana, oltre a servire per la gestione del patrimonio, poteva servire anche per assumere una gestione regionale dei lavoratori forestali, per cui il patrimonio con le persone che ci stanno sopra. L'UNCEM, la rappresentanza dell'Unione dei Comuni, brigò tantissimo, fece un accordo probabilmente direttamente con i russi e quindi rimase la gestione dell'Unione dei Comuni, la gestione della forestazione all'Unione dei Comuni. Che è stato riaggiudicato. Che è stato, che ora non si sa, ora si è aperto questo tavolo, sì, si vedrà quello di cui loro intendono discutere. Ma, ecco, ma noi siamo molto contenti se nel Consiglio regionale si porta questo tema all'ordine del giorno, perché già portarlo all'ordine del giorno è già una cosa importante, perché poi non importa nulla a nessuno. Va bene. E se soprattutto si ritiene che, siccome si chiama patrimonio forestale, è un patrimonio, e un patrimonio va curato, non solo, e questo è l'altro messaggio, che un patrimonio, se curato bene, fermo restando che comunque ha un ambito sociale, perché serve all'aria, alla salvaguardia idrogeologica, atto ambientale, paesaggistico e tutto quello che ci si mette, però se gli è gestito, va bene, bene, trova anche in se stesso molte delle risorse per il proprio mantenimento. Noi andremo anche a tenere conto delle gestioni all'interno delle unioni dei comuni, che io da dove io sì, mi sento va benissimo. Io vi dico nell'orecchio anche una cosina. Tutti voi avete un computer, certo. Va bene. Provate a digitare bilancio UNCEM 2014. Poi ci si risente. Sì, va bene.